Ciao ragazze, ho conosciuto un ragazzo, è troppo bello, poi è premuroso, mi riempie di regali, di attenzioni, mi ha portato a cena fuori, siamo stati sul lungomare, è romantico, io non vedo l'ora di farvelo conoscere, sono troppo contenta. Purtroppo non posso esserci stasera perché mi porta a cena fuori e mi ha promesso che mi portava a mangiare sushi e sarà una bella serata, mi dispiace. Ciao. Stasera non ci sono. Cinema con lui. Mi spiace. Che bello, uscita solo donne, mi piacerebbe. Però purtroppo non posso esserci. Proprio oggi, cioè, andiamo a fare un giro. Raga, per caso, cioè, vi dispiace se oggi al centro commerciale viene anche lui, vorrebbe accompagnarci, ma no, cioè, non è che non si fida, è che è premuroso, vuole tipo portarci le buste, è fatto così lui, è fatto così. Ciao ragazze, scusatemi per la scenata di ieri al centro commerciale, mi dispiace molto, però pensava che il commesso ci stesse provando con me, però poi abbiamo risolto. Abbiamo risolto, tutto a posto, cioè mi ha chiesto anche scusa, quindi tutto a posto. Purtroppo non verrò al tuo compleanno perché ho la febbre, mi dispiace moltissimo, però il regalo te lo faccio comunque. Ciao ragazze, scusate, entro in possesso del mio telefono solo adesso, scusate la mia assenza, però era rotto, però adesso tutto a posto. No, vabbè, ti sposi, auguri, congratulazioni, si sposano. Sì, veniamo, certo che veniamo, perché no? Perché no? È una festa. Ok. Ciao. Purtroppo non ci sarò alla festa di annubilato. Perché ho paura. Ho paura.